ultime parole famose, ascoltate Cecchi Gori, Vittorio. Non sono un maniaco anti-allenatore, eh? Era antiradice soltanto. Eh? Era solo antiradice. Ma vedo che i fatti mi danno ragione, perché certo, gli sbagli si vengono, la squadra si porta dietro, evidentemente quando le cose si ripetono, sì, se gli errori che se li portano dietro dall'inizio tutto della, molto del chiaro, campionato, eh? E della preparazione. Infatti il presidente c'era lo stesso quando però è chiaro che poi l'allenatore che arriva dopo, eh? Non è che c'ha la bacchetta magica e cambia tutto. Scusi, no, ma non era colpa della zona la sconfitta con l'Atalanta? Ma questo la vedo, io non l'ho mai detto. Ma no? Mai. Mai. Se trovate un referto, se trovate un reperto, sì, dove io ho detto una cosa del genere, avete ragione. Io, ecco, noi l'abbiamo trovato. Oltre al referto del tuo psicanalista, abbiamo trovato anche un reperto. Anzi, due. Vediamo il primo. Io ritengo che la Fiorentina è mascherata. Sì, mascherata. Non è possibile perdere una partita con un'azione, creando tante azioni da rete, sì, e su un'unica azione da gol, incaponendosi su un fantomatico e mal eseguito difesa a zona. Fantomatico e mal eseguito difesa a zona. Questo è il primo reperto. Secondo. Presidente Mario, mio padre è d'accordissimo, anzi in modo particolare. Adesso, a prescindere da... sapete che la famosa storia della zona è stata una cosa che ha tirato fuori mio padre all'inizio del campionato, sì, che aveva ragione e che io devo dire avevo sottovalutato perché non avevo capito. Ah.